rieccoci a Tu YouTube, seconda puntata, seconda stagione. Secondo me chiuderà il programma e vai. Allora partiamo subito con una Candid. Abbiamo i due nuovi entry. Sono Brallo. Voilà ragazzi. E Roby. Ciao ragazzi. Stai, dimmi la verità, ma quella del secondo me chiude te la sei pensata prima? Sì, erano 3 giorni che la stavo pensando. Questa è una Candid spettacolare, oh, di un uomo che esce dal cesso. Ma lo faccio anch'io sta cosa. Ah no. Sì, no, tu fai un'altra cosa, ricordiamolo. No, l'uomo è il mio prodotto. Ecco, che cazzo di cosa mangi? Allora, ragazza, uomo. Oddio, qualsiasi donna sognerebbe di avere un uomo. Sì, che esce dal cesso, certo, sì, sì, guardatelo. Caspita. No, vabbè, se il vecchio un po' si è eccitato secondo me in questo momento, eh. Un po' ci sperava. Sì. Oddio, cos'è questa? Da una così mi spaventerei io uscire dal cesso. Questa donna è bellissima. È Oprah. Oprah, sì. È Oprah. Ma lui, ricordiamo che lui vive lì dentro. Sempre, ogni anno. Ma perché voi non parlano gli stronzi quando li fate? No, no, ma come? Mai parlato. Questo qua lasciate i capelli nel water. Pensa se qualcuno se ne rende conto e gli caga in faccia. Sarebbe magnifico lì, eh. Oddio, questa si è presa male. Attenzione, un altro deficiente. Sì, ma quanto dura? Basta, cioè, ben vista abbastanza. Ecco, io adesso no, abbiamo i netturbini che quando lavorano non hanno assolutamente nulla da fare, no? Che provarci con una bella ragazza. Adesso l'amico dice all'altro guarda come si fa. Vabbè, il fascino del turbino. Sì, sì, perché sai, l'uomo in carriera proprio. Eh beh, però lei amica ci sta, dai, si vede. Eh beh, cazzo, guardato con la rosa presa dalla pattumiera. Dalla pattumiera. Esattamente. E la lancia. Lei non se la fila però. Oh, eccolo. Movimento pelvico. Beh, penso poi che questa musica non arrivi da lì. No, arriva dalla pancia. Come si diverte. No, no, arriva dalla pancia. E guardatelo, eh. Arriva il momento clou di tutta questa scena spettacolare, eh. Che cosa son carino. L'amore. È scoppiato l'amore tra il netturbino e la donna. Palo. E la donna. E loro esultano. Ha preso ciò che si meritava. E loro esultano. Adesso abbiamo un genio. Questo ha appena acquistato i biglietti per la finale. No, neanche a finale, semifinale Italia-Germania. Lui è tedesco e non so da cosa lo si nota. Infatti, veramente sei non sa nemmeno cosa gli aspetterà. Eccoli lì i biglietti. Lui esulta 150 km/h perché non ci sono limite velocità in autostrada tedesca. Guardatelo. È felice, eh? Sono volati via i biglietti. Eccolo. Io rimango basito, veramente. Questo qua è un deficiente. Eccolo, eccolo. Cos'è sta roba? Oddio! Un set! Ecco, abbiamo finalmente i nostri eroi, i giapponesi. Un gioco scemo. Non so cosa aspettarmi. Sì, beh, dai giapponesi ti puoi aspettare qualunque cosa. Ecco, siamo in una biblioteca. Ma quello nero non è giapponese. Quello nero è un nero giapponese. No, no, il nero è il più giapponese di tutti. Ah, ok, capito. Allora, siamo in una biblioteca. È anche enorme, tra l'altro. Ce l'ha il profilo con gli occhi a mandorla. Ecco, sono in una biblioteca e devono fare dei giochi scelti così a caso lì, scritti sulla lavagnotta. E adesso non mi ricordo, ma tirano sulla carta e devono vedere. È una sorta di memory, no? No, no, quello che prende la carta col teschio. Oddio, c'è un brutto è lo sfigato. Quello che farà. Chissà perché è il nero poi che becca la carta. È bello così. Perché devono stare in silenzio perché sono dentro la biblioteca, no? Già ridono, non è successo nulla. Chissà che cazzo gli deve succedere. Pensate che il nero giapponese, che è il più giapponese di tutti, è il più sfigato in assoluto. Sembra che sappia il suo destino, caspita, è lì che. Ah no, i peli dal naso, gli devono togliere i peli dal naso. Oddio! Oddio, non vorrei essere al suo posto. Che atroci torture giapponesi. Bastardi, lasciatelo stare. Ma è vero che è tutto nel silenzio più assoluto. E lui non deve e non deve urlare. Oddio, non so cosa sia peggio. Gli verrà da starnutire fra poco. Preferivo un'unghia incarnita io. Dei deficienti sono i giapponesi, veramente. A parte che quello là con la sua massa muscolare potrebbe ucciderli. Sì, infatti, ne farebbe a polpettine. Ne farebbe uno solo di giapponese. Li farebbe a peli del naso. Sì, sì. Almeno sostituisce quelli che li ha strappato via. Per favore. Ricomincia il gioco. Ecco, adesso non lo so cosa c'è scritto. Ah sì, mangiarsi il wasabi. Non rollarlo, mangiarlo. Pieno di wasabi, no? Indovina chi toccherà. Al nero ancora? No, no. A quello con i capelli. La gente intorno legge, non gliene frega. Questo poveraccio, guardate le facce distrutte. Tra l'altro sono tutti uguali, sono indistinguibili. Sì, sì. Gli altri poi sono stronzi perché ridono finché non tocca loro. Sì, ma ci sarà gente che non farà un cazzo, ma il nero, ripeto, è quello che subirà di più. Adesso, ricordiamo che il wasabi è la cosa più piccante e disgustosa che esista al mondo. Penso che leccare i piedi di Brallo sia migliore. Effettivamente anche quelli sono piccantini, eh? Ecco, guardatelo. Oddio. A parte che è di legno. Beh, la radice mi sa. Ecco il conato di vomito. È stato preso da una crisi epilettica. Però non può vomitare in biblioteca. No, non può lui, assolutamente. Uguale come leccare i piedi di Brallo. Sì, sì. Perché tu Simo... sai bene. Adesso la regia è intervenuta, non potrebbe, però la regia ha leccato i piedi di Brallo. Tu fatti cazzi puoi pensare al video. Vabbè, basta, andiamo avanti. E questi sono i migliori. Questi qua, tra cui il bambino che è il migliore, vestito come... Ma era quello di Tokyo Hotel. Questo sembra tanto il cantante di Motorhead. Oh, questo è spesso. Loro fanno le prove di Guitar Hero e vanno a fare un provino. Questa è un fenomeno. Guardate i geni, le fighette. No, queste me le suonerei. Ma il migliore è Slash, è migliore. C'era anche una sorta di Eddie Van Halen, ecco qua. Un handicappato, una mummia. La gente si ride, l'uomo fatto d'alluminio. Questo è il migliore. Oddio, è un genio. Quella sui pattini non si reggeva in piedi. Questo qua è andato. Ma dov'è che fanno sti provini? Voglio andare anch'io. Sì, vuoi andarci? Soprattutto con quello. Ma mi sa che chi più idiota vince, penso. Sì, sì, sì. Questo vuole dar fuoco all'intero studio. Questo ha fatto... Aspetta, arriva al fenomeno, perché c'è sempre... Guardatelo. Jimi Hendrix che dà fuoco alla chitarra. Dar fuoco alla chitarra e si inginocchia in stile santuario. Ma questo mi sa che è... E lo spingono con l'estintore. Lo stanno facendo tutto tranne suonare la chitarra. Sì, sì, no, guarda. Penso che Guitar Hero sia il gioco per chi non sa assolutamente niente di musica. Eccolo. Oh, è così che si fa. Yeah, rock and roll. Poi le fanno pagare ovviamente. Andato. Questo qua sei spento tu. Colpo finale. Gran finale. Per forza, il più geniale di tutti è lui. L'hanno scelto, eh? No. No, l'hanno scelto. La delusione. Continua. Che cazzo c'ha? Era la sorella manica. Basta! Yo! Ecco, criceto Guitariero. Ecco, questa qua è un'intervista fatta a una donna che secondo me è spettacolare. Spettacolare. Ah, il marito, il 2001, vabbè, chi se ne fotte. Chiederanno cosa ha fatto ieri al marito e tapperanno le orecchie alla moglie, no? E gli ha detto che ha fatto sesso dove? Sul tavolo della cucina adesso. C'è che l'imbarazzo negli occhi di questo. Sì, però lui ha detto una cosa normale, ha fatto sesso. Adesso chiederanno alla moglie cosa hanno fatto. Ha fatto sesso, anche lei. Si spera col marito, perché sennò vuol dire che gli ha piazzato le corna. Ecco. E gli chiede dove, no? Vabbè, prima con chi, con suo marito? Vabbè, ma lì perché c'è il marito. Sì, aspetta, gli dice dove, dovrebbe rispondere come il marito. Sentite. Dove hai fatto sesso? Sì, si vergogna, secondo te perché? Nel suo culo! È un genio quella donna! E questo? Ecco, questa è un'interrogazione, abbiamo una segnalazione fatta, non mi ricordo chi, non l'ho letto. Perché... Io ho paura quando vedo queste cose. Beh, durante l'interrogazione viene chiamato un alunno che si alza, prende e scappa. Così. E si è lanciato dal quinto piano. È un genio, è il migliore. Sì, chi non l'avrebbe fatto? Questa, ragazzi, con tutti i cacchio di X Factor, music show e palle varie, i fenomeni proprio fioccano. Questa qua canta in inglese. E chi è questo uomo bruttissimo? Ken Lee di Mariah Carey. Però vi prego, leggete quello che canta. Ecco, cioè... Tale quale? Io non vedo errori. Io non lo so l'inglese, ma però credo che l'inglese questo non c'è proprio, non c'abbia niente a che fare. Però è intonato, dai. Aspetta che arriva il ritornello, eh. Ma in che lingua sta cantando? Non lo so, è il nostro goto. Probabilmente era con quelli di prima. Ken Lee! Ken Lee! E beh. Ecco, questo è l'originale. Tanto di cappello. E sarebbe Ken Lee. Ken Lee, sì, però lei forse non se ne resa conto. No, ma faceva parte del gruppo di Guitar Hero di quelli di prima. E poi a parte che non sa neanche cantare. Tu livo di budato. Tu livo di budato. Proprio music idol, eh. Sì, è una filastrocca. Questo era napoletano, migliore. Però forse Moore l'ha azzeccato. Ecco, gli chiedono che lingua. Inglese, ovviamente. Allora, questa è la fine prima parte, direi è durata tantissimo. Tantissimo. Vado a deodorarmi l'ascella perché... Ecco, Brallo sta emettendo odore dall'ascella. E ripartiamo. Molesti.